ho preparato per voi queste deliziose focaccine morbide. Sono molto simili a quelle del forno. Se le volete usare per la merenda dei vostri bambini sono perfette, ma sono ideali anche per un buffet o per essere farcite. E vi spiego nel video che segue gli ingredienti del procedimento per realizzarle con il Messier Cuisine Connect, ma anche con il Messier Cuisine Plus. Seguitemi! Per preparare le nostre focaccine abbiamo bisogno di 200 g di latte, 50 g di acqua e 50 g di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale, 550 g di farina zero, un uovo e poi 12 g di lievito di birra fresco. Come prima parte del procedimento andiamo a mettere i liquidi e il lievito e lo zucchero nel boccale. Quindi latte, acqua, lievito e aggiungiamo il cucchiaino di zucchero. Nel boccale impostando 2 minuti velocità 2 a 37 gradi. A questo punto aggiungiamo l'olio. Impostiamo 30 secondi a velocità 2. A questo punto andiamo a mettere la farina, l'uovo e il sale. Farina, uovo. E un cucchiaino di sale, io abbondo, un cucchiaino abbondante, e andiamo ad impostare la funzione automatica impastare. Facciamo fare due cicli da 45 secondi. Partiamo con il primo ciclo. Andiamo con il secondo. Anche il secondo ciclo di impasto è terminato. Adesso andate a mettere quello che avete ottenuto in una ciotola che cospargerete di farina e mettete a lievitare fino al raddoppio, quindi all'incirca un paio d'ore. Guardate l'impasto, ve lo faccio vedere mentre lo tiro fuori. Molto elastico. E si stacca benissimo dalle pareti del boccale, vedete? Adesso andate, lasciatelo a riposare per un paio d'ore e poi ci vediamo per formare le focaccine. Le due ore sono trascorse, adesso vi mostro la lievitazione che abbiamo ottenuto. Guardate, un raddoppio veramente ben riuscito. E adesso prendiamo la leccarda, la ricopriamo con carta forno, andiamo a formare delle palline di circa 100 g l'una, le pesiamo. Prendiamo l'impasto e andiamo a staccare dei pezzi. Formiamo delle altre palline e le mettiamo sulla leccarda. Ecco qui, ho terminato di formare le palline con questo quantitativo di impasto.
ho ricavato circa 10 pezzi grandi. Se le volete fare più piccole, potete ricavare qualche pezzo in più. Ho lasciato le 10 palline a riposare per circa 10-12 minuti. Adesso procedo a schiacciarle e poi a prepararle, e quindi a prepararle per la nuova lievitazione. Le schiaccio con le dita. Con un polpastrello vado a formare i buchini. Lascio in lievitazione per un'altra ora circa, dopodiché le vado ad infornare. Vi faccio prima vedere però come le preparo per essere infornate. Tra un'oretta. Ecco le nostre focaccine lievitate. Adesso andiamo a ri spingere col nostro polpastrello per fare di nuovo i buchini. Qualcuno è rimasto, qualcuno è andato via. Quelli che sono andati via lì rinforziamo, e dopodiché andiamo a spennellare con un'emulsione di olio e sale. Intanto avrete preriscaldato il forno a 200 gradi, modalità statica, e farete poi cuocere le nostre focaccine per circa 10-15 minuti. Spennelliamole tutte, le inforniamo e poi vi farò vedere il risultato finale, come al solito. Ci vediamo dopo. Ed ecco pronte le nostre bellissime focaccine da mangiare calde oppure da congelare e tirare fuori per delle merende fantastiche. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video, ma anche ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messer Cuisine Connect e Plus Italia. In più vi invito ovviamente ad iscrivervi al nostro canale YouTube in Cucina con Messier e a seguirmi sul sito www.messierricette.it dove trovate queste e tante altre ricette e buone focaccine per tutti voi.